Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Cinzia e ho l'alopecia universale. Come vedete già dal titolo, oggi parleremo di un argomento un po' friccicarello, un po' da ombrellone, anche se il periodo è passato, e parleremo quindi delle persone famose che hanno vari tipi di alopecia. Prima di continuare, vi ricordo di iscrivervi, anche perché ho notato che il 70% di voi che mi sta guardando non è iscritto, quindi dai, supportate il canale ed iscrivetevi. Attivate la campanellina per ricevere sempre le notifiche sui nuovi video che pubblicherò e quando e se vi va mettete un like e commentate qui sotto. Oggi quindi facciamo gossip, gossip spicciolo, ma non è gossip a caso, è qualcosetta per farci capire che sebbene noi pensiamo di essere i soli ad avere qualche problemino, anche le persone famose non sono esenti dai problemi normali della vita comune. Il primo tipo di alopecia di cui voglio parlare è l'alopecia d'attrazione, ovvero un tipo di alopecia che non ha il suo corrispettivo medico, bensì deriva dal fatto che si usino continuativamente extension molto pesanti, oppure che si utilizzino prodotti chimici per tirare i capelli, lisciarli, farli permanenti o colorarli. In questa nicchia troviamo una grande presenza delle ragazze afro che, un po' per vari stereotipi che vengono inculcati, un po' perché è difficile mantenere un capello riccio e starci dietro, tendono ad usare tantissime sostanze chimiche sia per lisciarli ma anche extension, treccine e tantissime altre cose. Fra i VIP di Hollywood l'alopecia d'attrazione è comunissima e questo ha portato alcune persone a dover fare addirittura un trapianto. In questo caso noi considereremo solo attrici donne. Il perché è molto chiaro. Anche le attrici di Hollywood devono confrontarsi con degli stereotipi di bellezza troppo alti per essere veritieri. Potrebbero anche loro non avere quel tipologia di capelli che va molto di moda, quindi lunghi, folti, meravigliosi. In questo caso, per i film, ma anche per le loro apparizioni pubbliche, tendono ad usare extension, tendono a farsi delle pettinature un po' improponibili e tendono anche a colorarsi tantissimo i capelli per rappresentare personaggi in vari film. Fra queste persone troviamo Keira Knightley, troviamo Jennifer Aniston, troviamo Naomi Campbell, troviamo la povera Lady Gaga che con tutte le sue pettinature diciamo che è già fortunata ad avere dei capelli in testa, ma troviamo anche Britney Spears, Victoria Beckham e Christina Aguilera. Fra di loro si dice che Jennifer Aniston si è dovuta ricorrere proprio a un trapianto di capelli e anche a un altro fatto che, se voi vi ricordate, in Friends Rachel aveva dei capelli lunghi per qualche stagione e poi ha cominciato a tagliarli. Questo è proprio dovuto al peso dell'extension che portava. Passiamo adesso all'alopecia areata, ovvero il perdere capelli in piccole chiazze. Questo è successo probabilmente a tantissime star di Hollywood, ma non lo possiamo sapere e sappiamo solo una piccolissima parte. Recentemente Viola Davis ha cominciato a parlare del fatto che lei per molto tempo ha usato parrucche per nascondere l'alopecia areata. Un'altra donna bellissima che ne ha sofferto e non sappiamo se ne soffre ancora è Neve Campbell. Ve la ricorderete se avete visto tutta la serie di Scream. Lei alla fine di Scream 4 aveva più o meno 23 anni e ha cominciato a soffrire di alopecia areata. Anche Tyra Banks ha sofferto di alopecia areata. Una piccola curiosità su Tyra Banks è che nel suo America's Next Top Model, credo si chiami il programma, ha avuto una ragazza con l'alopecia universale, che fra l'altro io seguo su Instagram e questo è il suo account. E adesso non dimentichiamoci gli uomini con l'alopecia universale. Partiamo con Anthony Carrigan, che recita in una delle mie serie preferite, che è Barry, e lui ne ha parlato tantissimo di alopecia, anche perché per lui è iniziata che era solo un bambino di 3 anni e ha sempre avuto delle macchiette
tutte, che poi si sono sempre riuscite a coprire. Quando ha perso tutti i capelli gli hanno detto che non avrebbe più recitato perché non era più attraente. Invece da quel momento gli si sono aperte tantissime porte e ha cominciato ad avere molto 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 successo proprio per la sua caratteristica. Stessa cosa vale per Matt Lucas. Anche Matt Lucas ha chiaramente parlato della sua alopecia universale, che è iniziata per lui invece quando aveva solo 6 anni. E per ultimo vi ricordo Collina, arbitro di calcio. Lui ha avuto l'alopecia universale quando era già grandicello, e l'alopecia universale può dare anche qualche tipo di vantaggio perché un po' mette soggezione, no? Quindi per un arbitro mettere soggezione va bene, e anche non fa vedere tantissimo cosa si prova, perché magari senza sopracciglia non si danno via le emozioni così facilmente, cosa che potrebbe essere stata d'aiuto nel suo ruolo di arbitro. Parliamo adesso di alopecia androgenetica, ovvero la forma più classica di diradamento di calvizie. Questa forma colpisce il 70% degli uomini e un po' meno del 50% della popolazione femminile. In questo caso gli uomini spesso fanno trapianti di capelli, non so se ne fanno tanti anche le donne, però immagino di sì, insomma. Tra queste persone che fanno trapianti voglio ricordarvene qualcuna, io immagino che la prima lo sappiate tutti, che è Silvio B. L'hanno fatto però anche Antonio Conte, Robbie Williams, Matthew McConaughey, che è uno dei miei attori preferiti, ma anche Gordon Ramsay. Gordon Ramsay aveva l'alopecia androgenetica e ha fatto un trapianto. Fra le donne ricordiamo Natalie Portman, Kirsten Stewart, che vedete in foto, e anche Kirsten Davis, ovvero una delle protagoniste di Sex and the City. In particolare Kirsten Davis ne ha parlato tantissimo di alopecia androgenetica e ha anche promosso una serie di prodotti volumizzanti per capelli. Lei ringrazia sempre le persone, i parrucchieri che hanno lavorato con lei in Sex and the City, perché l'hanno molto aiutata a mascherare questo problema. Come ultima cosa parliamo di tricotillomania, e l'ho detta la prima volta, segnatemelo, sono stata bravissima. La tricotillomania è un disturbo ossessivo compulsivo che porta a strapparsi i capelli. In Italia ne ha parlato solo Arisa, fra l'altro di alopecia in generale ne ha parlato solo Arisa, sembra. Comunque, di tricotillomania Arisa ne ha parlato dicendo che si tiene sempre i capelli corti perché appena arrivano a essere un po' più lunghi lei ci gioca e si strappa i capelli. Io ringrazio tantissimo Arisa di averne parlato, di aver avuto il coraggio di parlare di un argomento così difficile. All'estero invece ne hanno parlato in tanti. Persone come Charlize Theron, Justin Timberlake, Megan Fox, Katy Perry, Colin Farrell, Olivia Munn e anche Sara Sampaio. Non ho idea di come si dica, ma lei è una delle modelle principali di Victoria's Secret. Infine in Italia persone che hanno portato la parrucca e che hanno tirato su dei polveroni pazzeschi sono state Ilary Blasi, Xaba, quella lì che non so come si chiama di cognome, di Cortesie per gli ospiti, e anche Tina Cipollari. Non si sa perché loro abbiano portato parrucche, magari solo per cambiare e non rovinare i propri capelli. Io volevo fare l'ultimo sketch, però purtroppo c'è il rotino. Aspetteremo. Siamo giunti alla fine del video e con questo vogliamo dire che non importa quanti soldi tu abbia, non importa chi sia, quanto bello sia, tanto il fatto non si può scongiurare. No, non volevo dire ciò, però mi piaceva dirlo. Alla fine una morale non c'è. Tutti quanti soffrono dell'alopecia e è una cosa normalissima. L'alopecia ce l'hanno tutti, se chi non ce l'ha è fortunato e è quasi una deviazione dalla media, una deviazione dallo standard.
Vi invece faccio salutare Brillo prima di andare via, che è lì. Non ve l'ho fatto vedere negli ultimi video perché è stato molto male e in questo periodo invece si sta riprendendo. Noi ci vediamo venerdì prossimo con un altro video, probabilmente un filo meno pirlotto, perché non è che ce ne vuole tantissimo per essere un filo meno pirlotti di me, cioè di questo video, di me in generale. Ah, che lapsus freudiano. Ciao. Subito e immediato è arrivato l'arrotino. Si arrotano coltelli, forbici e forbicine. Ripariamo cucine e forni a gas. Riparazione di cucine a metano e forni elettrici. Lavoro subito e immediato. Non capisco.